Siamo partiti finalmente. È tosta, ragazzi. È tosta. Sette giorni da oggi insieme a Jarvis, qua che non si sente già una spalla. Dopo aspettate, vi faccio vedere. Ecco. Abbiamo iniziato lì dove c'è l'acqua. Ci aspettano quanto? Sei giorni. Sette, sei giorni così. Diciamo che il grosso si alleggerisce domani, quando dovremo campeggiare e usare le risorse di cibo che abbiamo nello zaino. Sto già usufruendo della doppia bacchetta perché il peso è tanto. Sono 13-14 kg in spalla. Ma non è niente male il sentiero. Iniziamo. Ci aggiorniamo quando ci sarà un avvento, un bel panorama, oppure quando arriveremo al rifugio. Elena, Soria, tra 2 ore e 20. Prendendo la pizzata rossa italiana. Ecco, il professore Jarvis ci spiegherà come si inchiappetano le mucche. No, aspetta, veramente, guarda. Andiamo. Osserviamo. È una pizzata rossa italiana. Pizzata rossa? Sì, pizzata rossa. Originaria del nord Italia. Però di che tipo? Del tipo Signo. Salve. C'è un odore un po' forte però. Le strategie di Matteo. Più stiamo vicino, più sembriamo grossi. Okay. Matteo, vai, incoraggiamento. Video perché ce la faremo. Sei tu per chi davanti o più dietro, perché almeno si vede mentre c'è in corna. Basta allargare le braccia perché devi fare volume. Dobbiamo superare il toro e le vacche. Okay. E i cani diabolici. La nostra vacanza potrebbe finire subito, quindi senza neanche arrivare al Soria Elena. Bene, siamo qui, abbiamo superato la valle delle vacche. Chiudi gli occhi. Ambri, un commento. Al primo bivio manca 1 ora e mezza. È tosta perché c'è veramente una persona sulle spalle. Intanto mi sono dovuto spruzzare il l'autante moschini. Vuoi tu, Matteo? Magari, guarda. Però tipo Stefano controlla qual è la retta via, perché c'è un bivio e sicuramente noi prenderemo la strada sbagliata come sempre. Comunque abbiamo visto le marmotte o i castori o quello che sta. E Stefano ovviamente ci dà la notizia che avevamo sbagliato strada come sempre. Come vi avevo promesso, avrei cercato di riprendere anche le parti stancanti. E di solito salto perché sono troppo stanco appunto per riprendere, cioè per parlare. Vediamoci per riprendere. Siamo penso 1 ora dal rifugio, dalla prima tappa, e la stanchezza si fa già sentire, non tanto per il percorso, non è poi così difficile, quanto appunto per il peso dello zaino. Matteo si sta intrattenendo con della musica per sentire meno fatica, cosa buona e giusta. Dovremmo essere a 1 ora dal rifugio, sono le 7. Dobbiamo arrivare lì per le 8. 8 e mezza al massimo. La marmotta sta dietro sta roccia qua. Stava là sopra, si vedeva bene. Stava su quella roccia lì. L'ho vista. Stava che urla. È perché ho le cuffie. E no, vedo. Video, mi metto l'iPod, svoltiamo l'angolo e c'è la visione che ci fa riprendere la forza di andare avanti. Volete vedere qual è questa visione? Questa. Il rifugio Elena Soria, prenotato. Cena, doccia, camera quadrupla, colazione, letti privati. E la Soria, stiamo arrivando. Oh, sto anche cadendo. Qualunque affavo. Guardate se non ci arrivo. Un super applauso ad Ambridge. 51 kg di costituzione, 12 kg di zaino sulla spalla. Boh, ma andiamo a vedere. Aperto che? Ah, è uno di quei rifugietti. Siamo sotto a rifugio. Bivacco invernale aperto. Sei impressioni? Allora è faticosissimo, ma minchia, ne vale la pena. Speriamo c'è il wifi. Devo giocare a Pokémon Go. No, se basta sti Pokémon. No, devo giocare a Pokémon. Sono tutti morti Pokémon. C'è la palestra qua, controllato. Io so che devo. Da Roma. Ma qua che trovi il allora Pokémon? Allora devo giocare a Clash Royale. Stefano,
È nabbo. Ha lasciato il suo capito, sta binocolo in macchina. 75 euro specificiamo. Allontaniamo dal rifugio per prendere quota coi tornanti. Ma il panorama che si prospetta è meraviglioso. Mi sono messo la musica del Signore degli Anelli, quella completa. L'energia che viene sprigionata da questi posti con questa musica è qualcosa di pazzesco ed è bellissimo. Siamo arrivati al rifugio, siamo stanchi, abbiamo ordinato pasta con sugo di salsiccia, io e Luca pomodoro e mozzarella, loro bistecca di capocollo, poi ci siamo presi io il bucino al cioccolato, bucino del culo, e Matteo cosa si prende? Del cioccolato, così adesso si riempirà. Perché Matteo è intollerante al cioccolato, poi ci spariamo 2,50 euro e ci spariamo una doccia calda perché puzzo come gli zingari che vanno a cercare i gassoni della mollezza. Stanno arrivando le paste. Ecco le paste. Su di 5 euro. Grazie. A me niente perché io sono stronzo. Chiuso dentro, purtroppo non possiamo andare a vedere le stelle. Parlo sottovoce perché qua alle 10 c'è scritto silenzio. I letti sono molto comodi, sono un po' strettini come potete vedere, quindi un po' claustrofobici. Ci hanno fatto mettere il sacco lenzuolo e domani la tappa sarà veramente tosta, cioè non come oggi, un po' di più, però abbiamo tutto il giorno per fare solo 7 km. Ce la si può fare, vedi. Cioè abbiamo tutto il giorno, poi arrivati al lago cazzeggiamo. Il problema è il terzo giorno, mi fa paura perché non riposiamo veramente in un posto caldo, quindi non lo so. Vedremo. A domani.